da un lato quando ispirate dall'alto. Come se le vostre mani avessero in mano una palla che facciamo girare a destra e a sinistra. Mi raccomando, andate ancora più giù, bravo, ancora di più Giulia. Giustissimo, molto bene. Che si chiama Brahmari Mudra, è il mudra dell'ape, è un mudra che ci consente anche di sistemare, lasciatemi dire, di rinvigorire le corde vocali. Tutto ciò consiste nell'andare ad emettere un suono che è uno stridulio tra le corde vocali nel momento in cui espiriamo. Nel momento in cui espiriamo invece andiamo a svolgere un suono acuto con un om chiusa, a bocca chiusa. Vi spiego in poche parole come funziona. Inspirazione, suono acuto. Chiudere, tappare le orecchie con i pollici, in modo da sentire una sorta di vibrazione interna. Fa molto bene e quasi nessun insegnante lo propone come tipologia di esercizio. Quindi cercate adesso di, nell'ispirazione, di rendere stridule le corde vocali, quindi di creare questa sorta di rumore acuto, per poi trasformarlo in un rumore grave attraverso la risonanza delle corde vocali del rumore stesso all'interno della, in questo caso del nostro scheletro, ok? Via! Inspirate fino alla fine. Prendete le mani, le ponete, sentite questa vibrazione fortissima, tappate il più possibile le orecchie. Lo rifacciamo poi. Com'è? Ok, rifacciamolo per altre due volte.
Nuovamente. Come va? Mi sentite già più ossigenate? Ok, andiamo a fare gli ultimi esercizi. Il primo è Agnisara Mudra, è un altro esercizio per andare a massaggiare gli organi interni. Come vi dissi la volta scorsa, quello che bisogna andare a fare è praticamente a polmoni completamente vuoti massaggiare internamente aiutandosi con i muscoli pelvici. Quindi inspiro, solita respirazione completa, non mi importa che voi siate in grado di fare questo, a me importa che facciate questo. Ok, facciamo. Inspiro. Mi raccomando, imprimete tutta la forza possibile per massaggiare la parte pelvica. Dovreste sentire anche un indolenzimento, è normale, sono degli accumuli di aria all'interno dell'intestino, soprattutto nella parte dell'intestino grasso e del colon ascendente, quindi è normale che sentiate questo leggero dolore. Fate l'ultima ispirazione. Tante persone dicono che
una persona ha un'energia particolare, un'altra non ce l'ha. Tante persone soffrono di sonno, di mancanza di sonno, soffrono di inappetenza o eccessivo appetito. Tante persone hanno problemi digestivi. Tutte queste considerazioni, queste affermazioni si ricollegano ad un unico concetto: non riusciamo e non sappiamo respirare. I buddhisti generalmente utilizzavano questo koan, cioè questa domanda: quanto vale la vita? Quanto dura la vita? Se io lo chiedessi a voi, quanto dura la vita? Un attimo, un respiro. Se noi smettiamo di respirare, si disattiva la centralina chiamata cervello, si disattiva la circolazione, non c'è più osmosi, ossigenazione del sangue. Quindi è importante, come si dice, quando si è agitati, mente calma e respiro profondo. Anzi, direi, respiro profondo, mente calma. Le asanas, cioè gli esercizi che poi faremo, sono un surplus per mantenere il corpo flessibile. Ma tutte le tensioni che noi accumuliamo al di fuori dello sport sono legate alla mancanza di saper respirare, alla mancanza di sentire. Non abbiamo energia perché non facciamo fluire il sangue, ma tutti abbiamo più o meno una medesima energia, dipende anche dal corpo aurico della persona. Quindi vi prego, ogni volta che siete agitati, ogni volta che avete dei problemi, prendete un profondo respiro e ricordate.